che la tua anima gentile possa riposare in pace. Condanniamo fermamente la violenza contro le donne. Questo atto codardo e insensato ha causato la perdita di una grande atleta, ma la sua eredità continuerà a vivere. Con queste parole, Donald Rukare, presidente del Comitato Olimpico Ugandese, ha annunciato la tragica morte di Rebecca Cheptegei, maratoneta e connazionale. Rebecca era ricoverata in terapia intensiva a Eldoret, in Kenya, dove si allenano numerosi maratoneti africani, da domenica 1 settembre. È stata vittima di un terribile attacco. L'ex compagno, Dickson Ndiema Marangach, è entrato nella sua abitazione a Endebes, una città dell'ovest del Kenya, vicino al confine con l'Uganda, mentre Rebecca era fuori casa con le due figlie. Approfittando della sua assenza, Marangash ha cosparso l'appartamento di benzina e ha appiccato il fuoco. Secondo il rapporto della polizia, intorno alle 14, Marangash, dopo aver versato la benzina su Rebecca, le ha dato fuoco. Anche lui è stato coinvolto nell'incendio e attualmente è ricoverato nello stesso ospedale di Rebecca, con ustioni su circa il 75% del corpo. I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver notato l'incendio. Le indagini indicano che Rebecca e Marangash avevano frequenti litigi e il movente dell'attacco potrebbe essere legato a dispute economiche riguardanti il terreno su cui sorgeva la casa, acquistato da Rebecca per la sua vicinanza ai numerosi centri sportivi della zona, inclusa Eldoret, un importante centro per gli sportivi. Recentemente, Rebecca Cheptegei aveva partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, classificandosi al 44esimo posto nella maratona. Negli anni precedenti, Rebecca Cheptegei aveva preso parte a numerose gare internazionali nel mezzofondo, ottenendo, tra le altre vittorie, una medaglia di bronzo nei 5.000 metri ai Mondiali Militari del 2011. Nel 2023 aveva partecipato ai campionati del mondo di atletica leggera a Budapest, dove si era classificata 14esima nella maratona. Purtroppo, i femminicidi sono un problema molto diffuso in Kenya. Nel 2021, la giovane campionessa Agnes Jebet Tirop fu assassinata a coltellate dal marito. Tirop, che era arrivata quarta nei 5.000 metri piani a Tokyo e aveva vinto due medaglie di bronzo nei 10.000 metri, è stata una delle vittime di questa tragica realtà. Un rapporto intitolato Silencing Women, realizzato dal collettivo Africa Data Hub, analizza il fenomeno dei femminicidi dal 2016 e rivela che, nel 75% dei casi, l'autore del crimine è un uomo che conosceva la vittima, marito, compagno, parente o amico. Spesso il crimine avviene nell'ambito di liti familiari, che possono variare da discussioni domestiche a tentativi della donna di uscire dalla relazione. L'80% di questi crimini si verifica all'interno della casa, che diventa così una trappola mortale, come nel caso di Rebecca, sorpresa e aggredita dal suo assassino. In Kenya, le aggressioni che coinvolgono atleti sono numerose, tanto che si è parlato della maledizione di Eldoret, un riferimento alle numerose tragedie e lutti che hanno colpito la città di Eldoret, un importante centro di allenamento per i migliori fondisti del mondo.